Non può neanche passare che solamente le persone che sono state in carcere possono essere legate all'integralismo, perché abbiamo esempi in Lombardia di persone addirittura che vivevano in delle case pagate dalle amministrazioni, per cui erano nella rete dei servizi sociali e facevano nelle moschee, quelle dove facevano magari di imam, proselitismo. Non è che possiamo fare la cosa automatica: poverino è andato in galera, allora in galera è diventato cattivo, sennò sarebbe una persona buonissima. Guarda, quello di mettere il 2,5, non ho detto questo, non ha detto, mi permetto di precisare che non ho detto questo, anzi questo è il primo caso di un terrorista che viene da fuori. Vorrei ricordare a tutti che gli altri atti terroristici sono stati fatti da persone che non erano nate e cresciute in Europa, non venivano da fuori. Questo lo sappiamo tutti. Capire una roba non vuol dire poverino. No, ma non passano solamente dalle carceri, non possiamo far passare il messaggio che le persone che vengono qua diventano o si avvicinano all'integralismo islamico solamente perché passano e vanno in carcere, perché abbiamo esempi, soprattutto in Lombardia, di persone che erano nel sistema di accoglienza in pieno, perché addirittura avevano delle case date da, erano le case pubbliche, per cui date dalle amministrazioni, e dentro le moschee dove erano imam facevano proselitismo. Per cui non può essere una cosa automatica. Poi che abbiamo un problema nelle carceri, sono stata io la prima a dirlo. Sicuramente se lui è tornato qua è perché qua pensava di avere una rete, altrimenti dalla Spagna avrebbe cercato di andare in Marocco, avrebbe preso un'altra strada, è venuto qua per questo motivo. E noi non è che pensando di la gente che arriva a mettere 2,5 ogni 1000 abitanti risolviamo il problema, perché se non fermiamo in qualche modo gli sbarchi e non troviamo una soluzione, andranno aumentando e questa percentuale non potrà essere tenuta. In più dobbiamo dire che in molte città ci sono i centri di smistamento, chiamiamoli così, gli hub, che hanno un numero esorbitante di persone di cui buona parte fugge, non rimane all'interno della struttura, e è vero che finisce nelle mani della criminalità organizzata. Allora, posso? No, perché voglio coinvolgere.